Buongiorno, buongiorno da HB Forum Italia. Siamo qui con il presidente dell'associazione italiana HB Forum Italia, Benito Manlio Mari. E siamo qui per un'anticipazione di quello che sarà il programma del 2021 dell'associazione. Programma che si svolgerà in una maniera originale e innovativa rispetto al passato, nel senso che non sarà concentrato in un unico grande evento, ma avrà, come dire, uno svolgimento lungo che inizierà venerdì 25 giugno con un primo webinar, ne seguiranno altri due, per poi terminare a novembre con un evento ibrido, quindi in presenza e trasmesso in live streaming a Roma. Caro Presidente, buongiorno anzitutto. E la prima domanda che le faccio per chi conosce di meno la vostra associazione è di tracciarci brevemente l'identikit di questa associazione che raggiunge il traguardo abbastanza significativo dei 15 anni di vita. Buongiorno a tutti, grazie per questa importante domanda. HD Forum nasce nel 2006 e siamo al raggiungimento di 15 anni, una tappa estremamente importante. In questi 15 anni il forum è cresciuto per autorevolezza e per importanza rispetto all'evoluzione delle specifiche tecniche per la televisione italiana. Siamo un'associazione di filiera e che quindi ha il pregio di poter mettere intorno allo stesso tavolo attori che ovviamente prendono parte al value chain, al valore dell'apporto per lo sviluppo e l'attuazione delle specifiche. Dunque, noi non facciamo specifiche tecniche, prendiamo quelle degli enti internazionali, ci sediamo intorno a un tavolo con tutti gli attori e portiamo questa discussione ad essere armonizzata per poterla calare nella realtà delle specifiche in Italia. E dunque i broadcaster, e dunque i manufacturer, e dunque tutti gli altri player della filiera che sono coinvolti discutono e trovano, tra virgolette, delle soluzioni per poter portare queste specifiche nel migliore delle attuazioni. Un grande successo a livello anche europeo. Abbiamo visto molti altri organismi nati in altri paesi che hanno emulato l'HD Forum Italia, anche guardando al prestigioso libro, l'HD Book o l'Ultra HD Book, che è questo compendio che raccoglie tutte queste specifiche che sono appunto quelle armonizzate dalla filiera. Caro Presidente, se lei dovesse guardare con un occhio in prospettiva che cosa ha visto in questi 15 anni, com'è cambiato il sistema, a cui voi in qualche maniera offrite il vostro contributo di coordinamento? Beh, indubbiamente le trasformazioni degli ultimi 15 anni sono state estremamente significative. Abbiamo visto un mercato prettamente, lasciatemi dire, televisivo, gestito dagli enti radiotelevisivi più importanti, a uno scenario molto più evoluto, dove la definizione media company è diventata l'elemento proprio di presentazione dello scenario con cui ci confrontiamo. E dunque tante cose sono cambiate. Sono cambiate i paradigmi anche di consumo dei contenuti audiovisivi. È per questo che le tecnologie e i stakeholders hanno dovuto adattare la loro propria proposizione, le tecniche, le modalità. E dunque lo scenario effettivamente è notevolmente evoluto. È per questo che in HD Forum noi tendiamo a rimanere assolutamente innovativi e a cercare di anticipare quelle che possono essere gli elementi che caratterizzeranno il mercato, come dicevo, dalla parte del costruttore, dalla parte del broadcaster, delle media company e dalla parte dell'utente. È proprio su questi cardini con cui il forum continua a lavorare. E questo sarà un po' anche la filosofia che vi animerà quest'anno, quando avete messo sotto i riflettori il tema degli OTT, over the top. Perché questa scelta? Ma perché indubbiamente l'OTT è un fenomeno che negli ultimi 3-5 anni ha caratterizzato una crescita esponenziale delle logiche di consumo. E quindi oggi un utente tende a creare ovviamente un consumo
di una proposizione, di un contenuto audiovisivo rispetto alle offerte che questi operatori OTT propongono. E dunque si è un po' enfatizzato il concetto del consumo lineare, la TV lineare, quella che siamo abituati a conoscere, più tradizionale, quella che i nostri broadcaster più importanti come Rai, Mediaset diffondono, rispetto a quella che i nuovi player ovviamente propongono. E l'esigenza è di capire se effettivamente l'OTT può divenire una piattaforma utile anche per la diffusione della TV lineare, quella che normalmente ormai definiremo più per generazioni ha evoluto il suo consumo. E quindi da questo poter approfondire gli aspetti tecnici che poi ovviamente entrano in una logica più sociale. Quindi il titolo Talks About Innovation è quanto di più appropriato, visto che guardiamo, come dire, e guardate costantemente a quello che è lo sviluppo nel medio-lungo termine di quello che è il media a cui siamo tutti più affezionati. Assolutamente sì, come dicevo prima, HD Forum vuole rimanere una entità di innovazione, un'associazione non profit che è capace di mettere le novità a punto di studio, a punto di osservazione. E quindi l'innovazione e quindi le soluzioni del mondo OTT sono un elemento di innovazione che indubbiamente già svolge, ma che svolgerà sempre di più un ruolo nel contesto della nostra filiera. Ed era giusto quindi poter portare all'osservazione questo fenomeno, trovandone una sfaccettatura che è quello, come dicevo prima, quella della TV lineare. E quindi andiamo a capire insieme come la TV lineare può adattarsi a una logica di consumo attraverso una piattaforma OTT. Questo è uno degli aspetti, uno degli importanti tracce che la serie di webinars che abbiamo attivato tratterà. Bene, saremmo molto lieti di seguirli e di approfondire questi argomenti fondamentali che riguardano lo sviluppo di una televisione che è sempre più, come dire, tailor-made, si verrebbe da dire. Ognuno se la costruisce come meglio crede, sulla base delle proprie esigenze, sulla base dei propri gusti, andando ormai a cogliere ad una quantità di contenuti disponibili veramente enorme. È stato un piacere averla con noi, Presidente, e sarà ancora più un piacere ascoltare quello che avrete da raccontarci a partire dal prossimo 25 giugno. Quindi a tutti l'appuntamento è per questo momento di approfondimento importante. Grazie e arrivederci online molto presto. Grazie, Presidente. Arrivederci.